Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Vi riallaccio un po' al video che ho fatto l'altra volta su come impostare una piantina di pomodoro per poi travasarla nel vaso. Vi riporto qui qualche frammento del video dopo la sigla e da lì riprendiamo il discorso su come mantenere bella e sana una piantina di pomodoro in vaso. Rieccoci sul canale. Qualche breve spezzone per riassumere un attimino le operazioni fondamentali per il trapianto di una pianta di pomodoro in vaso. Non tutti hanno la fortuna di avere un pezzo di terra, quindi in vaso tenete conto che io ho iniziato a coltivarli 15 anni fa, non avevo l'orto, avevo soltanto un terrazzo grosso e ho mangiato parecchi pomodorini, vi dico la verità, con molta soddisfazione. Le qualità, secondo me, più indicate per i pomodori in vaso sono quelli piccoli, datterino e ciliegino. Quelli grandi, onestamente, la resa è un po' minore e forse si prestano un po' meno alla piantagione in vaso, però è un mio parere, per carità. Ok, terminate queste immagini riassuntive, ci ritroviamo adesso con questa pianta qui che ha circa un mese dalla data del trapianto. In questo vaso al momento non ho messo alcun tipo di concime, sto usando questa pianta per un altro test, uscirà il video a breve. L'ho messa in confronto con un'altra pianta identica in cui sto usando il concime, ma ve ne parlo in un altro video. Quindi noi ci ritroviamo a un mese di distanza, se va tutto bene, con una pianta in queste condizioni qui. Dal video precedente vi ho fatto vedere, ho cambiato la canna, l'ho messa alta, questa adesso va tagliata, la taglierò a circa 1,5 m, 1,80 m, a seconda di quanto io poi voglio farla crescere, perché a un certo punto poi andrà cimata, tagliata la punta e lei si bloccherà nella crescita indeterminata. Le operazioni da fare sono veramente semplici. Oggi vedremo le operazioni periodiche di pulitura. Allora qui, mi avvicino, c'è una foglia con un rametto che tende a toccare per terra il terreno. Tenete conto che io adesso vorrei aggiungere un po' di terra, lo farò dopo, quindi questa foglia qui andrà sicuramente a contatto col terreno e questo non va bene, quindi la tolgo e la allontano. Questa per adesso la lasciamo. L'operazione da fare dopo è quella di sfemminellatura. Questa è periodica come cosa, quindi va fatta sempre, anche le più piccole femminelle. Eccole qua. Ce n'è una, guardate, probabilmente non si vede che è troppo piccola, ma eccola qui. Guardiamo dappertutto se c'è qualcos'altro. È abbastanza pulita come pianta, qui ce n'è una. Ecco qua. Vabbè, questa è enorme. Questa la taglierò, visto che ha già la grandezza giusta, la taglierò e la metterò in un vasetto d'acqua. Se ho con un po' di fortuna mi attecchirà e avrò una nuova piantina di pomodori, cosa che ultimamente ho bisogno, visto che le tempeste di questi giorni mi hanno distrutto tutta la piantagione di pomodori. Ecco qui, guardate, con l'unghia mi sono aiutato semplicemente. Questa la mettiamo subito in acqua, così. Questa la preparo così e la lascio così. Perfetto. Qui abbiamo un'altra femminella, inizio, qui ne abbiamo un altro oggetto ascellare. Ecco qua. Ok, queste operazioni vanno fatte circa una volta a settimana. Se la pianta è in salute vedrete che lei continuerà a buttare fuori getti ascellari a ripetizione. Ora dobbiamo legarla ed è l'operazione che vi ho fatto vedere all'inizio del video. Qui l'ho già legata, altrimenti non teneva. Sto largo, ci passa ancora un dito. Mi alzo. Ok, qui ce ne andrebbe un altro che adesso mettiamo. Allora, questa pianta l'ho tenuta sempre in serra, serra aperta ovviamente, perché adesso comincia a fare caldo. Ora da questo momento in poi la lascerò fuori perché voglio che l'impollinazione avvenga in modo corretto. Dentro la serra, a parte qualche mosca, non ho altro. Ora vediamo la parte della concimazione. Allora, vi dicevo, questa pianta qui non l'ho toccata come concime perché sto facendo un test. Ora vi mostro la pianta invece che ho concimato una sola volta col concime sulla Biol e che vedrete il video molto probabilmente o avrete già visto se sei già uscito. Questa è quella che io ho concimato. Adesso alzo, 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 vi faccio vedere fin dove è arrivata.
ve la mostro vicino all'altra, siamo 25-30 cm in più. Allora, che concime potete usare su queste piante in vaso? Concime semplice, vi faccio vedere la concimazione di questa, che tanto avrei dovuto farlo. Sto usando il concime Sola Bio Lock in Test, non è un video sponsorizzato, l'ho acquistato. Meno di mezzo pugno e lo spargo alla base della pianta. Una volta terminata la fase di concimazione, dobbiamo fare un po' di pacciamatura. Adesso è il momento di farla perché io questi li vorrò tenere all'aperto, quindi con della paglia cerco di coprire tutta la parte della terra. La pacciamatura è utilissima per più motivi: non fa crescere le erbacce, ma ovviamente infestanti in un vaso sono quelle che sono, saranno poche foglie, si prendono, si tirano via, nell'orto ha un'altra valenza. Aiuta con il risparmio idrico, l'acqua evapora meno e quindi rimane più umido il terreno, ci va molta meno acqua. Infatti vedrete che nel momento in cui ci sarà bisogno di innaffiare, vedrete le foglie un pochino giù, un pochino mosce. Se toccate il terreno in quel momento lo sentirete secco, quindi non bisogna esagerare con le innaffiature, altrimenti soffre di marciume del colletto. La pianta muore, semplicemente ne ho fatte morire molte così, quindi lo so e vi dico, fatela soffrire piuttosto una giornata in più. Quando le foglie cominciano ad essere un pochino calanti, lo vedete, mettete un goccio d'acqua e lei si riprende immediatamente. E nel mio caso l'ultimo effetto positivo è che i gatti non vanno dentro a fare i loro bisogni, ma questo è un problema mio, voi spero che non l'abbiate. Allora, riassumendo, eravamo partiti da quella pianta lì. Per motivi di ripresa non vi ho fatto vedere la concimazione su quella, ma soltanto su quella lì. Per quanto riguarda la concimazione, torno un attimo su questo argomento, dipende dal tipo di concime che avete. Se usate Sola Bio una volta al mese, mezza manciata, ho visto che può bastare. Se usate altri concimi dovete guardare voi la dicitura dietro, le istruzioni, ognuno è diverso dall'altro. Se usate lo stallatico pellettato, magari in forma liquida, vi lascio poi il link del video, quello ogni 15-20 giorni, un goccino, vi fa soltanto bene. Ci sono poi particolari concimi adatti per i pomodori a base di potassio, li vedremo più avanti. Sto iniziando a provare la Borlanda, ma di questo è presto, adesso ne vediamo più avanti. Oh, chiudo il video con questa chicca che ho notato adesso mentre vi stavo parlando. Abbiamo il primo pomodoro qui. Quale scena migliore per chiudere il video? Che spettacolo! Se li mettete sul vostro balcone, sono sicuro che ne sarete veramente soddisfatti. Vi ringrazio per essere stati con me, è stato un video molto semplice, spero che vi sia stato utile. Sono un po' di anni che non li coltivo più sul balcone o l'orto, per fortuna, ma per un po' di anni l'ho visti nascere e crescere nel mio terrazzo e arrivare, staccare il pomodoro e mangiarlo o farci un'insalata. Non ha assolutamente prezzo. Se questo breve video vi è piaciuto, volete lasciare un like, ve ne sono grato. Se vi volete iscrivervi al canale, vi ringrazio. Andiamo verso i 18.000 iscritti, 18.000 cristiani che mi guardano. Li ringrazio uno a uno, così come vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Ci vediamo giovedì prossimo.